Tutto bene? Io tutto a posto. Oggi passerete con me questa giornata. Vi ho fatto vedere un po' cosa ho fatto stamattina. E adesso vado a fare la spesa. Vado a fare la spesa da Aldi. Comunque, questa è la crema che avevo comprato. L'ho messa nelle mani. Scusate, ma è un periodo che ho il fiatone, quindi sentirete me affannata tutte le volte. Ma anche se non faccio niente, c'ho il fiatone. Vabbè, comunque, andiamo a fare la spesa. Allora, sono tornata a casa, è già ora di pranzo, mezzogiorno e mezzo, quindi vado a mangiare prima di tutto. E mangiamo, cosa mangiamo oggi? Mangeremo i resti di ieri. Ieri ho fatto il pollo con il curry e il riso. E poi ho fatto i broccoli in padella con un po' di aglio e peperoncino. E mangeremo questa roba qui. Vabbè, non fate caso al mio sfondo, ragazzi. Sono ancora nel mezzo di, diciamo, questo trasloco. Guardate qua. Poi dopo magari diciamo che questo vlog è dedicato, facciamo, a svuota la spesa. Poi magari vi farò un vlog dove vi dirò perché tutta la roba è qua. Perché non abbiamo preso un divano, abbiamo il letto al posto del divano per non stare nelle camere sempre sul letto. E quindi niente, adesso vado a scaldare il pranzo e poi dopo vi faccio vedere tutta la spesa che abbiamo comprato, che è tutta qua. Qua. E qua. Eccomi ragazzi, allora abbiamo finito, ho mangiato, sistemato, lavato tutto, ho pulito. Adesso mi dedico a sistemare la spesa. Ho fatto una spesa di 86 pound, che sarebbero 94 euro. Comunque andiamo avanti e faccio vedere la spesa. Allora, sarò sparsa. Ho comprato questi qua, che praticamente costavano 3,99 pound, veramente poco. Ho preso tutto il set, costava 3,99 l'uno, quindi a scatola, perché quella che ho non mi piace proprio, quindi mi sono presa questa qua. E poi l'ho presa perché devo anche fare il decluttering dei miei trucchi, perché è da tantissimo tempo che io non uso trucchi, praticamente da tantissimo non uso trucchi. In più i miei trucchi, alcuni sono scaduti, alcuni
fanno schifo, non li ho mai usati, quindi volevo fare un decluttering per vedere anche cosa mi manca, cosa non mi manca e magari comprarmi le cosine. Quindi ho comprato questi per riorganizzare e sicuramente lo farò insieme a voi. Poi ho comprato questi qua, che sono pan al cioccolato, che sono le brioche con il cioccolato dentro, perché a Nora piacciono veramente tanto. Al mattino le piacciono tantissimo, quindi le prendo queste, pan al cioccolato. Ho preso questo qua, che è un saccone di patate, so, sarà un chilo di patate, no, 2,5 kg di patate. Poi ho preso una Schweppes, insomma, perché voglio fare gli hamburger, forse li faccio stasera, e sempre qualcosa di frizzante ci sta. Poi ho preso questo qua, ragazze, che è favoloso, è un spray per l'ambiente e si può mettere, vedete, nei tessuti, in tutti i tessuti in giro per la casa, fa un profumo buonissimo, è di questa marca Fibris, però è penso in collaborazione con Lenor, non lo so, però è veramente buono, dura tanto, dura veramente tantissimo, toglie gli odori, rinfresca, insomma, profumatore per l'ambiente, ottimo. Poi questo qui, profumatore per l'ambiente, sempre di questa marca, questo rosa è secondo me più buono, cioè rosa e bianco, questo qui secondo me troppo buono, floreale, buonissimo per la casa. Poi ho preso due di questi qua, che sono le capsule per la macchinetta del caffè. Io mi sono portata la mia dall'Italia e le capsule sono le stesse. Io uso quelle là grandi in base alla mia macchinetta. Questo qua solo che è caffè americano, perché l'espresso non l'ho trovato. E ho preso questo qua di questa marca che c'è qua, che è tipo una caffetteria, un bar. Poi ho preso questo piccolo pacchettino di pane, perché tanto ha una scadenza breve, quindi prendere quello grande non ha senso. Uso questo qui. Poi le mele per Nora, per la scuola, perché Nora porta il pranzo a scuola, il pranzo e la merenda. Poi un giorno in un altro vlog, man mano nei vlog vi racconterò un po' tutte le cose e vi racconterò il cosa è capitato quando Nora ha iniziato la scuola qui e cosa c'è successo con la mensa, cioè con la mensa, con la scuola, e quindi insomma ve lo racconterò. Poi ho preso la farina per fare torta, pane, pizza. Poi io mi sono presa queste qua, che sono le mascherine chirurgiche, non quelle sono quelle usa e getta, perché quelle che si possono riutilizzare effettivamente non vanno bene per coprire, cioè insomma per insomma avete capito, no? Poi ho preso questo profumatore per l'ambiente qua, ne ho presi 3, quindi ce ne saranno altri 2, e ho preso questo arancione, di solito io prendo uno che è azzurro. E ho provato anche quello rosa che non mi è piaciuto, quello azzurro buonissimo, volevo provare questo qui. Poi i formaggini, quelli triangolari per Nora. Questi sono gli hamburger che ho preso per fare gli hamburger stasera. Ho preso questo perché questo qua all'Aldi Special Selected, non so se anche in Italia c'è questa cosa qui del Special Selected da Aldi, però diciamo che le cose sono un po' più di qualità, no? E questi hamburger sono davvero buoni. Poi sempre tipo pan al cioccolato per Nora, però questo è brioche, infatti così sono un po' spappolati. Poi l'olio di semi di girasole per friggere e fare quello che mi serve, zucchero, questo qua per dolci e ricette. E poi ho preso queste qua, che sono i wrap, come si chiamano, e ne sto facendo veramente tanti perché sono buoni, veloci da fare, li puoi farcire come vuoi, non per forza ci deve stare la carne, anzi l'altra volta li ho fatti vegetariani, sono venuti davvero buoni. E una busta è andata. Poi mi sono presa questo qua, che è un succo, qua c'è scritto smoothie, kiwi, lime, matcha, cetriolo e flax seeds, sinceramente non so cosa sono, quindi niente. Poi ho preso i cachimela, che
qua, cacchi mela. Non ho capito perché sono delle edizioni di Halloween, ma va bene, sono buoni. Olio d'oliva, un pacco di spaghetti, questi qua sono quelli, numero non lo so, sono quelli classici, i guantini per pulire la casa, l'altro profumatore, poi le carotide, che qua per Nora super adorate, le banane super verdi come piacciono a noi, super super verdi, bagno schiuma, questo qua, questa è una marca che abbiamo provato quando siamo venuti qua, mi trovo veramente bene perché non mi secca e non mi tira la pelle. Quando sono venuta ho avuto anche problemi con l'acqua, cioè ragazzi ho avuto problemi per ogni cosa, veramente, anche quasi l'aria che respiravo, ho avuto problemi con l'acqua nel quartiere dove stavamo prima, insomma un'acqua schifosa e che mi ha rovinato veramente, non solo a me, anche a Nora, a tutti. Meno male che qua no, e ci trovavamo bene con questo qua perché è molto idratante, quindi continuo a prenderlo. Altre mele per Nora, le piacciono. Poi latte, ho preso questo qua semi skimmed, che sarebbe parzialmente scremato. Purtroppo ragazzi il latte lo so che non fa bene, però Nora e anche io ultimamente lo stiamo bevendo. Poi questo qua è lo zucchero di canna, poi ho preso le zucchine, tre. Ho preso queste qua che sono le lenticchie, queste qua sono green lens, cioè dice lenticchie verdi, però non lo so, io non le ho mai provate, ho visto una ragazza che abita in Germania che diceva che lei ha provato queste qua green, che si è trovata veramente bene, sono buone, quindi ho detto vabbè, le assaggio. Questo qua invece è una cosa della Glade, sinceramente io non ho capito bene che cosa sia, però ho visto un sacco di ragazze che ce l'hanno e lo usano, e solo che non mi ricordo neanche più cosa lo usavano a fare. Allora io l'ho visto e ho detto vabbè, io lo compro, poi vedo cosa lo usano. Comunque è un buon profumo, secondo me sono un po' delle palline, non so, vedremo. Sacchetti dell'immondizia e il sapone per piatti. Purtroppo ragazze qua non ho lavastoviglie, purtroppo qui non ho lavastoviglie, quindi mi tocca lavare i piatti a mano. Poi ho preso questi qua, che sono gli spinaci, sono i baby spinaci, mi trovo bene perché ci faccio sia le insalate che i frullati che mi bevo, perché mi sto facendo dei frullati che fanno bene, dato che si dice che noi siamo ciò che mangiamo, questi frullati che mi faccio, che sono con gli spinaci, sedano, oppure a volte la frutta, cioè dipende, fanno bene per la pelle, quindi ragazzi dobbiamo essere belle belle, facciamoci questi frullati. Vabbè, questo è lo scontrino. Ah ok, ho scritto 87 pound. Uova, le uova. Uova. Due scatole di uva, perché ragazzi, l'uva a casa mia finisce in un giorno, quindi se io non prendo due scatole come se non avessi neanche comprata. Quindi due scatole di uva. Il risotto arborio, quello per fare i risotti. Ho preso una scatola di couscous, questo. Poi ho preso la panna da cucina, che finalmente sono riuscita a capire qual è la panna da cucina, perché anche lì non conoscendo, ragazzi, tutte le panne che c'erano, crème fraîche, panna acida, panna di tutto, me le sono comprate cercando di capire qual è la panna da cucina e niente, me ne è rimasto solo questo, proprio l'ultimo. E alla fine l'ho provato e questa è la panna. Si chiama British Single Fresh Cream. Altro latte.
un cetriolo, ho preso questo qua perché quello l'altro non c'era. Barattolo di fagioli, la polpa di pomodoro, un sacco di cipolle. Poi ho preso queste tre confezioni di preparato la pizza, preparato di pizza, questo qua è la pizza base. Ho preso queste tre, poi ho preso questi qua che sono sweet mini peppers, peppers che sono dei peperoni piccolini, non li ho mai assaggiati, quindi volevo vedere come sono. Un'altra scatola di fagioli. Un'altra scatola di fagioli, un pacco di cuscini e un pacco di penne. E poi il mio amato parmigiano reggiano, questo qua. Tra l'altro, ragazzi, qua, praticamente Nora, quando siamo venuti qua, ogni tanto mangiavamo il formaggio di qua e a lei non è piaciuto. E quindi lei ogni volta adesso, quando io le dico vuoi il formaggio nella pasta, lei mi dice, ma qual è, quello italiano o quello dell'inglese? Io dico, è quello italiano, e mi dice, allora ok. No, gli piace proprio il formaggio, quello, perché qui, cioè, mettono il cheddar sopra la pasta, lei non è proprio piaciuto. Poi ho preso questo qua, i rotoli per la cucina, e abbiamo preso anche i rotoli per il bagno, insomma, la carta igienica. Poi altro di questo qua, perché tra un po' nella pasta, un po' nelle ricette finisce subito. Altri due di pomodoro. Poi ho preso questi che sono i baby pomodorini, pomodori questi qua. Poi ho voluto prendere questo qua che è uno yogurt greco al gusto cocco e vaniglia. Io adoro lo yogurt al cocco e anche alla vaniglia, quindi insieme vediamo come sono, non li ho ancora assaggiati. Ho preso i lamponi per appunto i miei frullati che vi dicevo. Questa cosa ho preso per l'avocado, sempre per i miei frullati, ma anche per le insalate e cose così. Poi ho preso due di questi qua, ragazzi, la pannocchia. Si fa la pannocchia, è buonissima se la fate bollire, ci mettete sopra un po' di burro. Pomodori, questi qua tondi normali, kiwi. Peso tre melanzane. Poi ho preso questo qua che è il coriandolo, non è il prezzemolo, è il coriandolo, a me piace di più. Le arance, la maionese che era finita. Poi ho preso questa insalata, la lattuga, mi piace un sacco questa, perché rimane croccante, non diventa molliccia, e a me l'insalata se diventa molliccia non piace. Poi ho preso questi, che sono i funghi, davvero buoni. Poi ho preso i mirtilli. Basilico e rosmarino, un altro di latte, yogurt greco a gusto limone, e poi ho voluto provare questa qui che è l'essenza di vaniglia per fare le torte, no? Basta, direi che ho finito, questa è la spesa che abbiamo fatto a Aldi, mentre qui c'è la spesa che ho fatto nel negozietto turco. Ho preso questi che sono, sapete che io non mi ricordo come si chiamano, comunque sono quella
Vabbè, qua c'è scritto pasta sfoglia, ma non è pasta sfoglia. È quella cioè, oddio, spero che non sia pasta sfoglia, ragazzi. Vi immaginate che è pasta sfoglia, ho sbagliato. Vabbè, comunque sono quelli per fare questi tipo involtini, queste cose qui. Poi ho preso un sacco, un sacchetto con questo pane. Poi questo qua che è tipo un salame, però è un salame proprio loro, così. Un salame fatto così. Wuster, mini Wuster, Wuster grandi. Poi ho preso due pacchi di semolino, sempre per le mie ricette. Vabbè, poi ho preso la carne, ho preso carne tagliata così per fare lo spezzatino, due cosce sovraccosce di pollo e la carne macinata per fare gli hamburger e nel caso il ragù, vediamo. Quindi questo è tutto quello che ho comprato, qui abbiamo speso 24 pound a comprare la carne e queste cose qui. E basta, adesso ragazzi metto a posto todos mi casino e mi faccio un caffè, ho un'ora di tempo per sistemare, farmi il caffè e andare a prendere Nora. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono andata a prendere Nora e è tornata, adesso deve fare merenda perché sono andata fuori. Sì. Allora adesso vi voglio rendere partecipi della vita con Nora. Lei porta il lunchbox. È talmente furbetta che oggi aveva il riso con il mais. Lei, come scusa, ogni volta mi tira fuori qualcosa. Oggi ha detto che non è riuscita a mangiare perché... Perché non hai mangiato? Perché tutti ti rubavano il cibo. Ma tutti chi? I tuoi compagni? Sì. Cioè, tutti i tuoi compagni volevano mangiare il tuo cibo? Sì. E allora devo parlare con le maestre? No. No, vero? No. Ah, meglio che non parlo con le maestre. Furbetta. Allora, sono le 4. Io, questo è il mio momento di relax. Mi riposo un attimino. Di solito io sono organizzata diversamente, cioè che faccio, preparo la cena già al mattino, quindi... dato che al mattino sono più carica, faccio tutto al mattino, così nel pomeriggio mi riposo e dedico tempo anche a Nora e poi dopo è già tutto pronto, quindi devo solo alzarmi a scaldare, fare le ultime cose e mi rimangono solo i piatti di, cioè le padelle e i piatti dopo cena e non tutti i piatti, per magari, che ne so, se devi fare qualcosa, che ti servono le ciotole, i cucchiai, queste cose. Mi trovo molto meglio. E oggi non sono riuscita perché ho dovuto fare la spesa, tra una cosa e un'altra, non potevo anche mettermi a cucinare. Adesso sono nel mio divano barletto, bellino, con la mia merenda, sta qua, adesso vi faccio vedere bene, e la Nora che sta facendo la sua merenda e sta guardando i cartoni. Cosa? Ciao. E io mi bevo il mio caffè, questo qua che ho comprato, un americano di Costa, e poi mi mangio questo qua che è un baklava, un tipico dolce turco, insomma, di quelle zone lì, e con le mandorle. Di solito noi lo prendiamo con i pistacchi, ma non c'era, quindi ho detto, vabbè, assaggiamo questo. Devo dire che quello con i pistacchi è più buono, perché il salato del pistacchio è più buono, insomma. Comunque, a parte questo, niente, io faccio la mia merenda, vi saluto, vi mando un grosso bacio, grazie per aver guardato questo video. Spero che il video vi sia piaciuto, insomma, e niente, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione grande, ciao!